Avidi e impavidi, una rubrica di approfondimenti, cultura, economia e società a cura di Nando Silvestri e il suo blog Caserta News Economia. Benvenuti alla sesta puntata di Avidi e Impavidi. Questa puntata è dedicata al TIP, l'espressione della longa manus della dittatura delle multinazionali americane sull'Europa, una espressione che diventa estremamente minacciosa e pericolosa nella storia moderna. Il TIP sembra la voce onomatopeica di un fumetto o un passo del celebre ballo che fa coppia con TAP, invece il TIP, scusate il gioco di parole, è la più grande truffa che la modernità poteva imporre all'umanità. L'acronimo sta per Transatlantic Trade and Investment Partnership e dal lato formale si configura come un accordo di libero scambio fra Europa e Stati Uniti d'America, che però ha tutta l'aria di asservire il vecchio continente alla finanza delle grandi corporations americane e di trasformare definitivamente l'Europa in una colonia americana. Se questo accordo non fosse così insidioso e aggressivo come stiamo dicendo, non ne avrebbero segretato i particolari, come hanno dimostrato di fare, impedendo ai partecipanti di prendere appunti, registrare, documentare, filmare le trattative e imbavagliando anche i media. Ma tanto tuonò che piove e il tamtam di Spagna, Austria, Ungheria e Germania, che hanno iniziato a discuterne su forum, emittenti radiofoniche, liberi portali di informazione e blog, ha promosso la diffusione di quanto è trapelato da indiscrezioni, e noi ne parliamo anche se in Italia se ne parla ancora molto poco. L'accordo prevede la deroga definitiva delle norme giuridiche inerenti ai paesi europei agli interessi economici delle corporations americane. Ogni qualvolta le attività produttive e commerciali delle multinazionali incontreranno un intoppo normativo nell'ordinamento degli Stati europei, la controversia non verrà affidata alla giustizia ordinaria come potremmo pensare, bensì ad arbitrati posticci predisposti ad hoc per l'occasione in hall di alberghi, pensate, lontano da tribunali e occhi indiscreti, soprattutto lontani da giudici attentibili. Non è affatto remota l'eventualità che gli interessi economici americani contrastino in qualche modo con quelli del vecchio continente, dal momento che controlli e restrizioni europei in materia di produzione alimentare, seppur migliorabili, sono troppo onerose e vincolanti per il tenore alterato, sguaiato e libertino del cibo spazzatura prodotto irresponsabilmente in America. Ciò vuol dire che le carni pompate di composti chimici e veleni legittimamente usati negli Stati Uniti d'America per espandere la massa in breve tempo, normalmente vietati in Europa, arriveranno per imposizione sulle nostre tavole, mascherate da chissà quale intruglio legalizzato di marketing mix. Lo stesso dicasi per i polli trattati al cloro, il pancarré di grano manipolato ed altri miscugli e schifezze varie per ora improponibili in Europa, vista la severa normativa vigente ancora. Per fortuna, i signori della finanza che sosterranno la scellerata operazione sdoganata come accordo di libero scambio, il TIP, già si sfregano le mani con la bava alla bocca e accarezzano il sogno dorato dell'esautorazione europea. D'altro canto, i vampiri del turbocapitalismo imprenditoriale americano sostengono che il TIP sarà un'occasione preziosa dai mirabili risvolti occupazionali e produttivi. In realtà si tratta di un feroce e sottile progetto di annessione geografica ed economica che apporrà una pesante ipoteca non solo sul settore alimentare, ma anche sul diritto, le istituzioni, la dignità del lavoro e l'autonomia dei singoli paesi, come sostengono alcuni docenti e costituzionalisti italiani, tra i quali molti professori universitari delle università del centro Italia. Essi paventano l'assoggettamento supino e incondizionato dell'economia e della sovranità degli stati nazionali agli interessi di elite senza scrupoli e alla speculazione finanziaria. In effetti siamo di fronte ad una involuzione epocale che mina definitivamente lo stato di diritto già abbastanza compromesso e blandito dalla cronica ambiguità giudiziaria italiana. Quando gli antichi e saggi romani sentenziavano nemo iudex in res sua, ovvero che nessuno può essere il giudice della propria causa, non avevano fatto i conti con la tirannide finanziaria e con gli intenti malefici delle multinazionali americane che grazie al TIP legittimerebbero il loro tornaconto facendosi giustizia da sì. Affrancandosi definitivamente dagli svantaggi derivanti dalla sopravvalutazione dell'euro rispetto al dollaro, le corporations americane imporrebbero in tal guisa la propria egemonia al vecchio continente, riuscendo per così dire e per certi versi nella non facile impresa di fare più danni della follia hitleriana.
un presagio nefasto acutamente preconizzato in chiave comica dall'amico artista Simone Schettino durante i suoi brillanti spettacoli estivi dell'estate 2014. Oltre che comico impagabile, persona distinta e garbata nei dialoghi privati, l'artista napoletano risulta anche audace, saggio e impareggiabile narratore dell'angosciosa realtà menzionata, sottaciuta purtroppo dai media del bel paese, cioè dell'Italia, ridotto da tempo alla che miserabile degli Stati Uniti. Speriamo solo che un giorno non spaccino il lurido sudiciume alimentare made in USA per la carne chianina toscana e per il maialino nero casertano. Sarebbe davvero troppo. Non a caso vi propongo il video di questa murga, una danza espressiva che evoca i gesti degli schiavi arrabbiati e beffardi che intendevano liberarsi delle catene degli oppressori, magistralmente interpretate in questo video quest'estate a Sapri dai murgheri di Roma e Battipaglia. Questo è tutto e vi rimando alla prossima puntata di Avide Impavidi. Buone riflessioni.